io con la mia famiglia, tutti distrutti. Una cosa del genere non ce l'aspettavamo completamente. È un macigno che ci è arrivato sulla testa. Non riusciamo a capire come sia successo questo. E anche la famiglia di Massimo, anche lo stato d'animo di loro è molto, ma molto. Non ci credono, non ci credono. Lei pensa che sua figlia sia innocente? La giustizia farà il suo corso. Se mia figlia è colpevole, è giusto che paghi. Ma la giustizia, non via mediatica. Io sono d'accordo per il diritto di cronaca, ma alcuni dicono solo illazioni, illazioni. Mia nipote minorenne, vederla distrutta come siamo distrutti noi, io l'ho voluta portare da un psichiatra a mia nipote, perché ha 17 anni, anche se gli dico non guardare la televisione, ma l'orecchio ce l'ha sempre là quando parlano di sua madre. Sabrina è stata adottata dalla vostra famiglia, giusto? Sì, aveva Sabrina 3 anni e Tony 2 anni. Ha subito delle violenze, mia figlia ha una cicatrice nel volto. Non avevo nessuna remora ad adottarli tutte e due. Si è parlato di fanatismo religioso. Fanatismo. Mia figlia era cattolica, poi ha conosciuto delle persone, sapevo che andava in queste chiese a pregare in questi pastori. Poi, mia figlia non ha bisogno di un piatto di pasta che gli voleva dare in barreca, come è stato detto in televisione. Non avevano problemi economici, insomma. No, completamente. Il mio genero prendeva una pensione di invalidità, mia figlia prendeva i sentitori di cittadinanza, la casa aveva il buono casa. Doveva prendersi la casa dei barreca. Con 3 morti che ci sono stati. Io chiedo scusa e perdono a quei familiari. Questo è il rispetto delle persone. Alla giustizia deve fare il suo corso, signori miei.